Allora, prima di parlare del problema dell'immondizia a Napoli, dei rifiuti che sta ritornando drammaticamente d'attualità, io ho visto ieri delle cose raccapriccianti, no Agnello? Poi tu avrai anche contatti quotidiani, quindi ho visto veramente un ritorno a quello che era il prima dell'intervento, ed è una roba drammatica, drammatica, e io non capisco come si possa ancora prendere tempo per metterci mano, per fare qualcosa di fondamentale, non lo so. Però ti volevo portare anche, perché poi da qui a breve avremo un ospite prezioso e gradito che ti metteremo a disposizione per arricchire la nostra conversazione. Ma il momento politico, dunque, questo appena nato futuro libertà, no? Sul quale, nei confronti del quale si riversano, io credo, molte attenzioni, anche molte speranze da parte di tanta gente che per esempio era indecisa sul voto, oppure che ritornerà al voto, eccetera eccetera, e quindi è abbastanza sollecitata da quello che stanno facendo questi qui. Però poi si rimane sorpresi, no? nel vedere quotidianamente come poi si muovono. Allora, l'accordo, per esempio, ne parlavamo prima in fuori onda, il fatto che poi si dicano d'accordo su un Berlusconi bis, no? Ha senso con tutto quello che poi hanno fatto? Te lo chiedo proprio serenamente. Sì, infatti stavamo proprio riflettendo su questo, no? Nell'intervallo. Sì. I futuristi adesso chiedono, sono d'accordo anche con un Berlusconi bis, ma c'era bisogno di fare tutto questo tumacello, insomma, no? No. Di mettere in discussione il primo il Berlusconi, quello e il governo Berlusconi che è venuto fuori dalle elezioni? Certo. Non c'era. Ecco. Tutte queste manfrine. Cos'è? Confusione o manfrine o strategie o non lo so, io un'idea ce la facciamo, nel senso. Oppure la paura che magari andando alle elezioni anticipate il centrodestra prenda una di quelle mazzate. Ci può stare. Che se le ricorderà per tutto, per decenni. Ci può stare. Io penso che uno di queste possa essere un motivo. No? Anche perché la gente è stanca. È stanca. Sarebbe stato meglio che avessero pensato soprattutto, certamente, alla moralità. Io in questo apprezzo anche magari questo impegno anche del presidente Fini, ecco, di, sì, di portare anche un pochettino di moralità sì, nella politica. Sì. Allora, intanto abbiamo un primo ospite con il quale andiamo poi a trattare anche la vicenda dei rifiuti a Napoli, ed è un piacere ospitarlo. Capocronaca di Il Mattino, è con noi Paolo Russo. Russo, buongiorno. Buongiorno. È con noi. Tutti, in particolare un saluto a Don Agnello. Grazie, grazie. Grazie anche a voi del Mattino e agli altri colleghi anche. Grazie. Allora, ci diamo del tu da colleghi, Paolo, certo. Va bene? Ecco, allora, stavamo trattando con Don Agnello la vicenda appunto dei rifiuti, abbiamo trattato anche delle vicende drammatiche di Napoli, l'esplosione con morti di quei lavori che erano stati fatti lì a... insomma, vabbè, tutte cose che Paolo conosce bene. È apposta, ecco. No? Gli hanno fatto Anche Il Mattino mi ha dato anche sempre molta attenzione. Esatto, ecco, invece con te vorrei entrare nel vivo di questo dramma dei rifiuti. Ecco, che cosa c'è dietro, caro Paolo e caro Don Agnello, affinché questa cosa non si risolva definitivamente? Questo ci chiedono gli italiani che la sera si mettono di fronte ad un video e apprendono dai telegiornali vari quello che a Napoli sta accadendo. Cosa c'è, Paolo e Don Agnello, dietro tutto questo? Tocca a me? Sì. Allora, guarda, la risposta è molto semplice. Dietro tutto questo ci sono una serie di soluzioni precarie e provvisorie, cioè non si è mai affrontato il problema dal punto di vista appunto complessivo, e al momento il risultato è che oggi, giovedì, ci sono 3.200 tonnellate di rifiuti nelle strade della sola città di Napoli. Ovviamente il problema non riguarda solo la città di Napoli, ma anche tutta la provincia, con comuni che sono appunto travolti da questa emergenza. Che cosa c'è dietro? È semplice, c'è l'impossibilità di smaltire questi rifiuti. È un'impossibilità che deriva da anni di praticamente impianti non costruiti, discariche aperte e poi riportate all'esaurimento in rapido tempo, come la situazione è quella che si sta verificando in queste ore praticamente.
Cioè noi abbiamo la città di Napoli che produce, il calcolo è molto semplice, forse questo può così aiutare a capire quello che sta succedendo. La città di Napoli produce ogni giorno 1400 tonnellate di rifiuti. Di queste 1400 tonnellate in questo momento possono essere smaltite soltanto 600 tonnellate, quindi ne rimangono, il calcolo è semplice, ne rimangono 800 per strada. Allora, tutta una rincorsa che si fa ogni giorno per cercare di smaltire il pregresso, che viene però travolto dalla produzione quotidiana. Perché non riesce a smaltire Napoli? Riesce a smaltire ora soltanto nella discarica di Chiaiano per diversi motivi. Primo, perché non può più smaltire nella discarica di Terzigno, dove pure andavano un bel quantitativo di un paio di centinaia di tonnellate di rifiuti, anzi anche qualcosa di più. Non può smaltire, o meglio, smaltisce qualcosina, ma non sicuramente le cifre che ci vorrebbero nel termovalorizzatore di Acerra, per cui la conseguenza è che le strade sono colme di rifiuti. Ora, che cosa c'è dietro? C'è dietro il fatto che un termovalorizzatore solo per la Campania non basta. Le discariche che sono state riaperte vanno verso l'esaurimento, quindi progressivamente tra le proteste locali, giuste anche in molti casi, e tra altre discariche che ovviamente non vogliono i cittadini riaprire, perché tutto il sistema era concepito sulla chiusura delle discariche una volta, ora invece con il decreto che c'è stato nel 2008 con Bertolaso si sono state riaperte queste discariche, del resto era l'unica soluzione possibile, e quindi di fatto mancano gli impianti per smaltire questi rifiuti. Ora la soluzione è ovviamente quella di portare, come stiamo scrivendo da qualche giorno, i rifiuti o fuori regione o all'estero addirittura, cosa che succederà tra pochi giorni ad esempio con la Spagna, che si prenderà qualcosa come 5.000 tonnellate di rifiuti al mese, anzi a settimana, C'è un aspetto di business, Aniello, dietro tutto questo? C'è un interesse economico? Certo, anche quest'altra soluzione di dare alla Spagna e i rifiuti peserà. A loro li vogliono, loro li prendono volentieri. Sì, perché lo credo. E prendono i soldi, Paolo, quindi. Un po' come è stato quando abbiamo andato in Germania. Esatto. Però così il problema non lo risolveremo. Io 2 anni fa, no? Noi abbiamo. C'è stata l'emergenza rifiuti anche 2 anni fa. Sì. 2 anni fa, 3 anni fa. Sì. E quindi e lì il problema fu risolto così, ma con le stesse modalità di adesso, sì, quasi insomma, ecco. E la cosa di cui non ci si è preoccupati è quella di investire fortemente sull'educazione della comunità cittadina alla raccolta differenziata. Ci sono stati qua e là dei tentativi, che tra l'altro anche delle parrocchie hanno dato la disponibilità, anche la mia. Avevamo davanti alla parrocchia diversi contenitori per la carta, per l'alluminio, per la plastica. Però poi quando la gente vedeva che rimettevano ancora tutti insieme, e allora in attività si è un pochettino bloccata, si è un po' freddata in questo, si è raffreddata in questo impegno. Perché la gravità della cosa è data soprattutto dal fatto che non avevano poi approntato siti per la raccolta del differenziato. Per la carta io penso che il problema non c'è, perché lì Arzano Casabatore c'è l'EcoCart che raccoglie un po' tutto la raccolta carta, tutto quello che viene messo insieme, però non c'è per la plastica e per l'alluminio. E allora, se non ci sono questi siti di stoccaggio e di raccolta, noi avremo continuamente il problema dei rifiuti. Però Paolo diceva, avremmo potuto diminuire la quantità dei rifiuti facendo una raccolta differenziata. Certo, e in 2 anni avremmo già. Certamente. L'aspetto Don Aniello coglie un elemento importante di tutto il sistema, perché la differenziata, che nella città di Napoli è ancora ferma sotto il 20%, quindi pochissimo, che su un sacchetto di immondizia che viene versato la mattina, perché spesso accade anche di mattina e questo è sbagliato, che viene versato di sera, l'80% di questo sacchetto è tutto tal quale, come si dice, rifiuto proprio mischiato, per far capire ai radioascoltatori. Ora, detto questo, il vero problema è sicuramente l'alluminio, come dice Don Aniello, ma è soprattutto
tutto l'umido, la parte umida dei rifiuti, perché non ci sono in campagna, forse ne sta costruendo uno, credo il sindaco di Salerno, ma non ce ne sono utilizzabili, siti di compostaggio, questo è il vero problema, cioè la parte umida dei rifiuti non può essere smaltita in campagna, deve essere smaltita fuori. Infatti anche questo con enormi sborsi di denaro viene effettuato ad esempio in Toscana e in Sicilia. Quindi tutta la parte umida, o meglio tutta la parte differenziata che si riesce a differenziare in campagna, va fuori regione, quindi questo è un altro problema. Certo, si pensa anche che ci siano degli interessi di Camorra, se sì, quali?